Infatti non vedi le stesse facce. Importante, anche questo è importante. Guarda che facce che ci stanno. No, poi questo, per andare a casa, per esempio, io ci metto dalle 7 alle 8 ore, a piedi però, non di traffico, perché mi diverto a camminare a piedi, visto che ho girato che qua macchina è zero. È tutta una vita differente, non so se voi vedete stressato per il lavoro, io sto lavorando adesso. Questo è il turno tuo adesso, mi pare? Questo è il mio turno, io sto lavorando. Niente, sento seriamente di comunicare questa cosa anche a voi. Potrebbe fare qua una bella società, una Little Italy per esempio, sono sempre dell'idea di farlo. Solo che bisogna vedere. In effetti il problema non è quello di avere la forza per venire qua. La forza per tornare. La forza per arrivare in Napoli, io è impossibile. Cioè io penso nel giorno in cui torno a Napoli sto 3 giorni, dopodiché mi piglio un'altra volta l'aereo e me ne torno perché non è impossibile. Quanto riguarda Nicola, Nicola questo è un saluto che faccio personalmente a te, lo sai quanto ti voglio bene. Non vedo l'ora di vederti qua, anche per averti qua per rilassarti un po', anche il caldo. Lo puoi fare questa cosa? Parla con Raffaele, fatti fare un bello viaggio re. Taglia! Taglia! No, che taglia? Guarda un attimo, aspetta. Forza azionale, questa è la velocità massima, eh? Mi vuoi riprendere il massimo? Facciamo una cosa, Nicola, io adesso mi tengo per ostaggio a Raffaele. Se tra... dentro 10 giorni tu non sei venuto qua, io mando una rete a Napoli, con una rete, poi mando l'altra. Poi ci mando un piede e poi vediamo. Facciamo per agosto, eh? No, fra 15 giorni. Lui non so se l'ha visto, ma io ho un cuoco che se io dico solo A, quello lo macella in 2 secondi. Ma lo faccio vedere dopo il cuoco, no, eh? Uno per uno tutti i personaggi, amore. Personaggio in ma lui illustra un poco questo che sto riprendendo. Questo che sto riprendendo. Andiamo, andiamo. Cioè, stai contro sole qua fino a che non vede bene il lavoro che devi svolgere. Ma devo prima sciacquare perché un po'. Un po' mossa l'acqua, per nuotare. Sì, penso che avrò delle difficoltà respiratorie. Ad ecco qua. Comunque non è sempre così come sembra, è anche meglio. Cioè, adesso non vorrei dirlo, ma la sicurezza è che io qua non faccio in casa, quindi se non mi faccio in casa, non a fare con gli strumenti di lavoro, questo è lo stato. Penso che vada a Ischia e poi ritorno, non so di sentire, faccio il cronometro? Tu. Poi mi prendi pure quando torno. Ma che dormivo. Devo andare a faticare io. Ok, non voglio trattenere più. Dunque, l'entrata in arco può sembrare ridicolo, ma se non è così mi saltano gli occhiali. Quindi dopo il paravasto, poi anche per prendere sulla foto. Serve aiuto? No, guarda, sento un po' del bruscio. Ma no, troppo caldo, guarda, non ci riesco. È un ubrone, non ci riesco a mettere subito il piede. Troppo ubrone. Vabbè, fai vedere più o meno, io esco fuori da quella punta lì, poi vado da dietro a lì. Sono visto. Com'è? Urla un po'. No, lo sfido a nudo, voglio dire che è capace di fare, ma questo. Ok, digli di prepararsi, ti pago io. Allora, Luca Gerli è ufficialmente sfidato.
Ma tu lo sai? A me è 3x3. 3x2, allora dici tu dall'alto come fai ad arrivare a 2 metri? Beh, è 1 di altezza, questo è sicuro. Di larghezza sarà 3. 3. No. Io so per sicuro che non è 4. 4 no. Se a 3 è 3 o è quelle cose 2 o... No, no, dall'angolo! No, da qua. Da qua? A sinistra, Nicola! Fallo di piede! Tu metti in mano avanti al limite di spezzo braccio! No, ma tu lo puoi fare come vuoi, pure di piede, di bomba. Non voglio sapere niente. È sicurissimo. È sicurissimo, se non sei bravo non lo fare. Ma vedi che sei tanto, io come tanto la Ma che significa, che significa? Lasciata lì dall'acqua. Manna, diceva. Oh, ega. Vai, Ambre. Vai! Concentrazione, si può avere quante 3 minuti. Ehi, stai mezz'ora, stai. Non ti è rebato lei. He's gonna jump. We can get the ambulance ready if he goes head first. Yeah. Anche farlo di piede comunque. Perché l'ha accertato? Perché tanto di tutto. Ma allora così non va. Maurilio, questa è la quarta che sai qua, eh? Sì, vabbè, ma questa è carina strada, ma che vuol dire? Quarta figlia, che hai? Un besito. Ha capito bene? Chi stai per? Niente, non c'è niente, no, sì. Ma che stai facendo qualcuno? Eh? È annusa, vedi un po'. Vediamo che hai fatto. Ma non parla niente. Ma questo per quanti anni sei? No, guarda il tuo nome. Come si chiama? Diana.
Diana, aerosurfer, è bello, è bello, è bello. Quindi solo che la scegli tua madre, no, 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 non dire, ragazzi. No? Lo chiede? Ah, ma che cazzo! Guarda, abbiacola sulla spalla. Ma c'è che passa con te? Io faccio vedere la strada ruotando nell'ora di punta. Sì, via Roma. Lasciala. Questi che si improvvisano i messaggi di Bach in mezz'ora. Dice, sta a Bach, vabbè, facciamo il cangotto. Ma stanno facendo... Ma tu non hai visto come la tirano in secco? No, tu non l'hai, il mondiale. Partono da là fuori, mette il motore a palla. Partono da là, vedi, metti il motore a palla. Arrivano qua, alzano il motore. E arrivano fino in gola. Così l'hanno tirata quella. No, però ti devi mettere là, Raffaele. Perché... Dove? Più indietro? Un po' più dietro, ti abbassi. Più indietro? Sì. Un altro passo? No, no, va a finire a mare. Però ti abbassi un po' perché sennò si vede quella, ecco, vedi? Pare proprio l'inviato speciale. L'inviato speciale dalla Casa Bianca. Cioè questo è il posto dove io di solito vengo a rilassarmi a leggere un libro. Potete notare che posto stressante che è. Ah, vi ricordo un attimo che il 5 di aprile sono le 11.35 e ci stanno appena 35 gradi. Un calore pazzo. Forse 38. Io se riesci a beccare. Forse se Raffaele riesce a beccare il delfino, lo vedi? Questa è la vasca dei delfini. Eccolo là. Sono circa una trentina di delfini tra qua e lì e poi c'è una balena. In questo periodo l'hanno chiuso perché c'è stato un evento speciale, quale la nascita di un delfino. E quindi per i primi giorni, siccome il delfino piccolo non ha il radar, deve un attimo ambientarsi, l'hanno lasciato così. Dunque, ormai parlarvi di quest'isola penso che abbia anche un po' rotto le palle. Questi filmini non fanno altro che farvi dimenticare. Più di quanto è il dovuto. Non ho ancora un delfino mio personale, ma penso che sia soltanto una questione di tempo. Perché in effetti lo stesso di vicino quando sono in fase di addestramento. Solo che ci sarebbe da perdere tantissimo tempo, cioè da stare lì a osservarli per tantissimo tempo. Dopodiché non riescono a dire. Quale sarebbe? Per $75 come lo posso praticamente. Vuoi riprendermi un attimo? Aspetta, ti becca un delfino. L'hai preso? Quello volgarmente di loro si respirano accanto, guarda, è una sensazione stranissima. Solo che bisogna sempre molto fare attenzione e non mettere le mani sullo sfiatatoio, che è la parte loro più delicata. E anche perché il detto sano come un pesce è una grande fesseria, perché praticamente i delfini si possono ammalare con una facilità incredibile. E questo il mio amico Gigino Esposito lo sa. La mia progetto è ancora quello di costruirla, una casa. Beh, una casa così non mi dispiace più. Da questo che si può vedere si vede ben poco, però più o meno mi piacerebbe una cosa così. Fagliela vedere Edoardo Capuano, fammi sapere che ne pensi. Quando viene qua gli faccio vedere tutte le case che vuole vedere.